Sabina Mitrano, questa sera siamo alla presentazione del libro I potenti al tempo di Renzi del dottor Bisignano. La cultura è anche dare voce a personaggi, diciamo, un controcorrente? Beh, sì, allora io mi sono interrogata molto su questo punto. Ciascuno di noi si interroga, no? La cultura, a che serve la cultura? La cultura, la bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevskij, però la cultura deve essere anche utile ad una riflessione civile, politica. Beh, io credo che appuntamenti come questo fanno nascere delle domande, degli interrogativi, delle riflessioni e ciascuno di noi, se ha una bussola interiore, morale, culturale, sa dare delle risposte. Quindi io ho partecipato alla presentazione di questo libro voluta dall'editore del libro, così come si fa in tutti i casi in cui si pubblicano libri, si ascoltano gli autori. Ho ascoltato e come tutti credo che posso fare un mio giudizio, posso dare un mio giudizio su quello che è il potere oggi, se a me piace o meno come viene trattato, come viene utilizzato. Quindi io credo che fare cultura significhi far fare a tutti i cittadini delle domande. Non è importante la risposta comune, è importante che ciascuno si ponga degli interrogativi e questo è un momento come un altro per fare appunto riflessione. Il libro di Bisignani potrebbe essere un libro che fa tremare il palazzo? Ma in fondo no, cioè secondo me sull'autore si è scritto tantissimo perché è stato inserito in diverse inchieste, perché ha fatto parte della Prima Repubblica, poi è stato radiato dall'Ordine dei giornalisti, seppure non esercitava più la carriera. Quindi diciamo che è un libro che fa più clamore per il nome dell'autore, però in sé il libro è un insieme di aneddoti, non credo che faccia tremare più di tanto perché si parla di un uomo come Renzi che ha una propensione per il potere, non se ne parla male, devo dire, mi aspettavo qualcosa di diverso, ma si racconta come questo Presidente del Consiglio ha creato la sua equipe, il suo modo di esercitare il potere. Forse qualcosa di più, diciamo così, complesso viene fuori dagli aneddoti sul Papa, su Bergoglio, sul suo modo di esercitare il potere nella Curia, però credo che sia un libro che insomma, oggi viviamo in un mondo, secondo me, fatto di libertà apparenti, per cui alcuni tabù, ecco, vengono un po' solleticati dalla pubblicazione di questo libro, ma è un libro che in fondo, secondo me, non è così, difficile quanto si possa immaginare. La Sabina Mitrano invece, oltre che insegnante, reduce da un'esperienza politica. La rivedremo, in campo o è definitivamente chiusa questa esperienza? Insomma, queste domande sono un po' di giornalismo da veterano, ecco, non me l'aspettavo, non lo so, sto in una fase, diciamo così, di aureo riposo, ho dato il mio massimo quando era il caso di farlo, adesso devo riflettere sul mio futuro e devo capire quale può essere il modo per contribuire ancora a quello che, se c'è una cosa che io devo confessare che amo talmente tanto questa città, la sua storia, la sua cultura, che in fondo non voglio che il bene di essa.